L'ultimo progetto a cui ho lavorato è una storia, un'estensione del canone di Ghost in the Shell, un fumetto molto famoso di Masamune Shirow, da cui è stato tratto anche di recente un film, ed è un'estensione del canone nel senso che sono delle esplorazioni, okay, del mondo di Ghost in the Shell in piccole storie brevi che faranno capo a un unico volume che si chiama Global Neural Network, edito da Kodansha USA. E ho lavorato appunto con Brandon Fletcher, che è uno sceneggiatore canadese e americano, che tratta, diciamo, delle molteplici personalità di Motoko Kusanagi, che è la protagonista di Ghost in the Shell. Infatti in Ghost in the Shell c'è questo tema, no, si chiama Ghost in the Shell proprio perché c'è questa idea dell'anima, okay, dei cyborg, che è il ghost, che è il fantasma, che è chiuso in uno shell, quindi il corpo, la macchina, okay, che le contiene. E Brandon ha avuto questa idea brillante di ragionare sul fatto che di Motoko Kusanagi ne esistono mille tipi diversi, no? Perché c'è la Motoko Kusanagi del fumetto di Shiro, poi quella di Arise, che è una nuova serie TV, o di Standalone Complex, o del film di Mamoru Oshii, e sono tutte leggermente diverse fisicamente. Nel fumetto abbiamo ragionato proprio sull'idea del fatto che tutte queste Motoko sono in realtà degli shell diversi di Motoko, quindi non è una questione stilistica, che sono fisicamente dei corpi diversi. E lei cambia attitudine e mentalità in queste varie serie. La Motoko di Shiro è super action e chiacchierona, no? Quella di Oshii del film è muta, non dice quasi nulla, è inespressiva. E l'idea che il corpo definisca il tuo carattere al pari dell'anima è un'idea molto bella, okay, che abbiamo cercato poi di esprimere al meglio in questo viaggio attraverso la psiche, okay, di questo personaggio, che tutto sommato non è mai stato, secondo me, visto da questo punto di vista, e lo trovo un approccio molto intrigante. Allora, in questo istante invece sto lavorando al manifesto di Lucca Comics and Games edizione 2018, che come tema è Made in Italy, ok? Ora, Made in Italy, diciamo, viene sempre un po' associata all'idea dello stile. Lo stile italiano è una roba che è sicuramente un prodotto che è stato venduto all'estero in tutte le salse, ma io sono un po' un amante del Made in Italy nell'ordine di idee che il Made in Italy in realtà sia più una questione di invenzione, di progetto. Cioè, a me quello che interessa del Made in Italy è la mentalità, non lo stile, ok? Quindi abbiamo provato a lavorare su un'idea di reinventare il concetto stesso del poster di un evento, no? E abbiamo inventato questa cosa per cui, dico abbiamo perché ho collaborato con la produzione di Lucca Comics, nella figura in particolare di Cosimo Lorenzo Pancini, che è uno dei fondatori di Lucca Comics, ma è anche, perché lui ha introdotto, diciamo, la parte games, okay, di Lucca, è stato suo, è un figlio suo, ecco, quella parte lì, ma lui è anche uno dei capi di Studio Chilometro Zero di Firenze, e loro sono interessati alle contaminazioni fra programmazione grafica, almeno quanto me, se non molto di più, diciamo, loro sono proprio dei veterani e hanno una struttura che lavora a queste cose da anni, per cui ho potuto sfruttare il loro know-how per tirare fuori un poster che sia generativo. Ecco qui la reinvenzione del poster. L'idea che il poster sia diverso in tutte le sue iterazioni stampate digitali, a un punto tale che saranno solo pezzi unici, cioè ogni stampa del poster, ogni immagine che verrà visualizzata sulla social network, siti web e rassegne stampa e tutto quanto sarà sempre diverso, quindi avremo centinaia di migliaia di poster diversi, nati chiaramente da un modello unico ideale, ok, di cui nasceranno poi infinite variazioni fra combinazioni di elementi, tecniche generative per creare le color palette, no? Che andranno a definire tutti i vari tipi di stili del poster. Generalmente io sono un po' un autarchico e mi piace lavorare sulle mie cose, no? Quindi a una domanda come quale personaggio mi piacerebbe disegnare risponderei quasi sempre il personaggio della mia prossima storia. In questo senso sono un po' noioso, però ci sono tre scheletri nell'armadio, come dire che io non riesco proprio a fare a meno di citare in questo senso, e sono sicuramente
Io ho una mia opinione fortissima su come andrebbe disegnato Hokuto no Ken, ok? Vorrei poter disegnare una mia versione di Hokuto no Ken. Non ce l'ho proprio qua questa cosa. Quindi so che è impossibile, non succederà mai, però vorrei farlo. E ho pure un'opinione piuttosto seria su come dovrebbe essere disegnato Batman. E anche Batman mi andrebbe disegnarlo. Alla prima occasione, insomma, piacerebbe molto. Peraltro anche con Brandon, lo sceneggiatore di Ghost in the Shell, con cui ho lavorato questa storia breve, lui sta lavorando in DC e c'era un po' quest'idea di provare a ragionarci su. E quindi non si sa mai, potrebbe addirittura succedere. E è una cosa che mi diverte dire, che uno dei primi disegni di Batman, diciamo, completi, belli, che l'ho fatto proprio qui alla scuola, quando c'avevo Ci sono affezionato da tanto tempo a Batman e mi sa che è stato pure il mio primo libro a fumetti. Era un librone della Mondadori con un po' di storie miste da Bob Kane fino a Neil Adams. Insomma, Batman ce l'ho nel cuore da tanto tempo, per tanti motivi, insomma.